programmato per domani il convegno aperto alla cittadinanza da parte di Terna, società realizzatrice del tanto polemizzato elettrodotto che collegherà Abruzzo e Montenegro. E proprio in occasione di tale appuntamento pubblico, Movimento 5 Stelle, Associazione Ambientaliste e Comune di San Giovanni Teatino annunciano battaglia con un sit-in di protesta. Qualche giorno fa in conferenza stampa è stato presentato da Terna questo Open Day, che però arriva un po' a cose fatte, cioè a convenzione firmata e a cantiere aperto. Ci sembra quindi un po' tardi come approccio per l'informazione e la partecipazione cittadina. Adesso aspettiamo che il Consiglio di Stato si ripronunci sul nostro ricorso, perché è ovvio a tutti che un cavidotto, un'opera così impattante, non può passare nel centro cittadino, lo dice la stessa Terna, nelle norme di salvaguardia, dove inibisce coltivazioni e radici e abitazioni in prossimità del cavo nell'ordine di 25 metri. È un po' come quelle cose che vediamo in televisione in alcuni paesi arabi, in cui si mettono la pistola così e dici adesso dimmi cosa pensi, sinceramente ad opera quasi iniziata. Questa non si chiama democrazia. Non esistono studi che dicono che questa cosa non faccia male, come non esistono che studi che dicono che faccia male a queste esposizioni. Il fatto che non esistano studi non permette certamente di escludere un problema, soprattutto perché qui ci troviamo in un'opera che durerà per 40 anni, quindi i cittadini le cui case saranno sostanzialmente vicine a pochi metri da questo cavo riceveranno appunto emissioni anche basse magari per decine di anni.